Pronto? Dottoressa, pronto? Dottoressa Minetti? Sì, chi parla? Sì, salve, sono Maurizio Banana, sono assistente del governatore Vendola. Buongiorno, dottoressa, scusi il disturbo. Sì, buongiorno. C'era il governatore, voleva un attimo parlare con lei, posso passarglielo? Sì, prego. Sì, grazie. Governatore, c'è la dottoressa. Sì, pronto? Sì, pronto? Sì, dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Piacere di conoscerla, anche se telefonicamente, insomma. Piacere mio. Come stiamo? L'ho disturbata? No, no, assolutamente. Sono in consiglio, però adesso sono fuori dall'aula. Infatti, dall'aula, prego. Senta, io le accenno, insomma, quella che è un po' la mia idea. La situazione, voglio dire, non è che volge in favore, insomma, del centrodestra, visto che con la caduta prossima, secondo me, del consiglio anche di Formigoni, meglio lasciare la barca prima che affondi del tutto, ecco. No, guardi, non fa parte della mia persona, io non sono così, io non lascio nessuna barca, io faccio parte del PDL e continuo ad andare avanti e sostenerlo. Ma... e poi che sia DL sia in caduta libera, questo è ancora tutto da vedere, lo vedremo nella prossima tornata elettorale. Ma dottoressa, io spero di non averle fatta cosa sgradita, insomma, con questa chiamata. No, ci mancherebbe altro. Anzi, la ringrazio della cortesia, la ringrazio della telefonata, io continuo a rimanere ferma sulle mie idee, gli ideali in cui credo sono quelli che comunque vengono rappresentati dal PDL e dal leader che è Silvio Berlusconi. E beh, mi perdoni, dottoressa, mi perdoni, il leader in questo momento è sempre Alfano, che se ne dica, sulla carta. Beh, ovviamente sappiamo che esatto, noi stiamo parlando tra due persone, per cui io esprimo il mio parere personale, il mio leader è Silvio Berlusconi, per cui io continuo in ogni caso su questo percorso qua, anche perché essendo lui la persona che ha creduto in me, io sono fatta così. Ma no, per carità, è anche un bel gesto d'affetto questo, sicuramente. Però è pur vero, insomma, parliamoci chiaramente, che non so se nelle prossime elezioni quale potrebbe essere il suo ruolo, visto che l'hanno mediaticamente, insomma, abbastanza. Ma non è questa la mia priorità. Io in questo momento sono un consigliere regionale, sì. Per il momento, voglio dire, in carica fino al 2015, per cui. Semplicemente la situazione della regione Lombardia è una situazione parimenti alla situazione di quella della regione Lazio, è una situazione in bilico. Ma non diciamo bestialità, assolutamente no. Allora io le faccio un augurio, le auguro tante felicità e le auguro anche di pensarci un po', facciamo così, dottoressa, facciamo così. Mi promette che ci pensa stanotte? Guardi, io mi fa questa promessa? Le ribadisco, non faccio promesse che non mantengo, io le ripeto, io la notte dormo, ma dormo convinta del fatto di essere un esponente del PDL e così continuerò a fare. Una cosa che io non sarò mai nella vita è una volta gabbana. Che dirle, insomma, io la saluto allora e bene. Le posso dire un'altra cosa, che io sono Barti Colucci, sì. Sono l'imitatore di Vendola. Mamma mia, ma sei uguale, c'è una cosa impressionante. Allora ci passi con me, Nicole? No, ho detto di no. Tutti pazzi per RDS.